Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglietta che io ho deciso di chiamare Cupido, perché per realizzarla io ho utilizzato il fantastico filato dell'Adrian Fil Linea Cupido, che è questo gomitolo. Guardate qui quanto è luminoso con il suo lamé, è fantastico, brilla tantissimo. Ho già utilizzato l'anno scorso questo filato per poter fare una giacchetta, quest'anno invece ho deciso appunto di fare questa maglietta per perfetta per settembre. È forata, però qui è coperta, sotto ha il bordino che richiama la parte di sopra, quindi appunto è perfetta in attesa che le giornate finalmente tornino ad essere un po' più fresche, perché veramente fa caldissimo. Questo filato lo trovate disponibile sul mio sito, ci sono diversi colori, ve ne faccio vedere un po' tutti. Il colore che ho usato io è il 26, ma guardate qui, abbiamo anche il bianco, il dorato, il nero, tutte con il lamé. Spiace che questo, ah no, forse così, facendo così si nota di più che c'è il lamé e quindi è sbrilluccicoso, veramente un filato fantastico. Lo trovate disponibile sul mio sito, di cui vi lascio sempre il link in descrizione. E vi dico anche che per realizzare questa maglia, che è una taglia S, ma come potete vedere qui mi va larga e ha questo effetto che si ripiega sotto, grazie al fatto che ho ripetuto poi il motivo che ho fatto sopra, ho utilizzato solamente 4 gomitoli, quindi 200 grammi per poter realizzare. Ora, per una taglia M ve ne occorrono 5, per una taglia L 6, per una taglia XL 7. E mi raccomando, se però volete fare le maniche più lunghe, perché lo volete indossare anche quando in inverno, magari con sopra una bella giacchettina, non proprio in inverno, in autunno, con sopra una bella giacchettina elegante nera, in questo caso aumentate di un ulteriore gomitolo, appunto per poter fare i rettangoli sopra, che qui servono per fare le maniche, e più lunghe. Come vi dicevo, per qua, ah, e ho lavorato con un centro del 4,5. Come vi dicevo, per lavorare questa maglia ho utilizzato la classica lavorazione a T, ossia si fanno due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, che poi vanno cuciti insieme a sopra le spalle e qua sotto, e i rettangoli devono essere lunghi quanto volete che siano lunghe le maniche. Io volevo delle mezze maniche o e alte quanto è il vostro scalfo. Un'altra cosa che vi consiglio, anche mentre vi spiego come realizzare questa maglia, il rettangolo davanti deve essere di un motivo in più grande, o due motivi se avete un seno bello grande, rispetto a quello dietro. In questa maniera lo scollo, vedete, viene qui curvato, non viene teso, perché la maglia cede un po' di più ed è perfetto appunto perché poi non vi stringe sul seno. Altra cosa, io poi sono andata a fare la parte coprente, che sono dei giri di maglia alta in rilievo, in modo tale da avere appunto, come vedete, l'effetto largo della maglia, che però quando poi si va a riprendere il motivo sotto, io sopra ho fatto 6 motivi, sotto soltanto 3, si ha questo effetto che si ricurva su se stessa e mi piace tantissimo l'effetto che fa. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Ezza, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil Linea Cupido, questo splendido filato che è un misto cotone, acrilico, poliamide, fibra e fibre metallizzate, con cui abbiamo già fatto una creazione. Questa volta il colore che ho scelto di utilizzare è lo 026, guardate che meraviglia questo azzurro, ma qui come potete vedere ci sono anche altri colori, c'è questo colore oro, c'è il bianco, c'è anche il nero. Per poterlo lavorare io lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5. Per realizzare questa maglia lavoreremo con una lavorazione a T, ossia andremo a fare prima due rettangoli che ci servono per realizzare le maniche della nostra maglia e poi lavoreremo il corpo. Per i due rettangoli ne faremo due, uno per il davanti e uno per il dietro, che le catenelle che monteremo equivalgono alla lunghezza del rettangolo che deve andare da una spalla all'altra. Farò delle mezze maniche, quindi non delle maniche lunghe, quindi io monterò, in realtà ho già montato, qui vi faccio vedere solo il campione per poter realizzare i nostri rettangoli. Monterò 128 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6, a cui vanno aggiunte 2 catenelle. E vi ripeto, questa è la nostra, cioè diciamo che questa è la spalla a spalla, queste sono le braccia. Io farò da il rettangolo deve essere lungo da poco dopo la spalla, proprio perché voglio le mezze maniche fin dopo la maglia, alla mezza spalla, dopo la mezza spalla, il braccio successivo. Quindi io monterò
128 catenelle che mi servono per avere una lunghezza di circa 62 centimetri. Se naturalmente voi volete le maniche più lunghe, dovete andare a mettere più catenelle, ma le catenelle non in questo caso non corrispondono a una taglia, ma a quanto volete essere lunghe le vostre maniche. Altra cosa, 128 catenelle saranno il numero di catenelle per il rettangolo avanti. Per il rettangolo indietro farò un motivo in meno, quindi 122 catenelle. Questo perché, come sapete, quando poi andiamo a cucire, facciamo questa sorta di tecnica, la parte avanti della maglia tende sempre ad essere un po' più grande perché abbiamo il seno, e inoltre facendo il rettangolo avanti di un motivo più grande rispetto a quello dietro ci permette di avere il collo che scende un po', quindi fa un po' una curva invece di averlo tirato. Quindi mi raccomando, se però qualcuna di voi ha un seno bello grande rispetto alla propria taglia, in questo caso io vi suggerisco di andare a mettere almeno due motivi in meno per la parte dietro rispetto alla parte al rettangolo del davanti. Spero di essere stata chiara. Quindi ripeto, io per la parte avanti 128 catenelle, il multiplo è un multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 2 catenelle. Per la parte dietro io farò soltanto un motivo in meno. Per chi ha la taglia più grande può fare lo stesso numero di mie catenelle, solo che magari nella parte avanti monto un motivo in più se ha un seno bello grande. Se volete fare le maniche più lunghe montate più catenelle, però rispetto a me dovrete fare, se montate, se siete una taglia M, una taglia L, dovrete fare più motivi rispetto a me in al termine di altezza, perché l'altezza del rettangolo deve corrispondere ai vostri scalfi. Io dovrò farlo intorno ai 14 centimetri, taglia M dovrà stare intorno ai 16, anche 17 centimetri, taglia L intorno ai 19 20 centimetri, quindi l'altezza del rettangolo deve essere uguale al vostro scalfo. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare i nostri giri. Sono due giri, sono semplicissimi da andare a realizzare, e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. A questo punto realizzo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare la seconda maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Vado nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Vado in quella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro e terminare appunto con le due maglie alte. Come vedete, io tendo sempre, soprattutto quando faccio i campioni, a mettere qualche catenella in più. Nessun problema quando andiamo a farlo, perché le catenelle possono essere disfatte in questa maniera, quindi se avete contato male non vi preoccupate. Ed ecco qui, e abbiamo terminato il nostro primo giro. Quindi mi raccomando, le cose da fare sono sempre 2 maglie alte e 4 catenelle, e dovete terminare con le 2 maglie alte in modo da avere inizio uguale alla fine. Adesso ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, vado nell'archetto di 4 e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, ricomincio da capo, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, vado nell'archetto di 4 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1, 2, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, e ripeto questo per tutto il giro. Termino il giro andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nella catenella che equivaleva alla mia terza, alla mia maglia alta. E ho terminato così il secondo giro, e si ripete di nuovo ricominciando dal primo giro. Quindi di nuovo andiamo a fare
3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo dove abbiamo la maglia alta successiva e realizziamo una maglia alta. 4 catenelle, saltiamo tutto e andiamo direttamente dove abbiamo le maglie alte, andiamo a fare la maglia alta. Maglia alta sopra la maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle e si ricomincia da capo, maglia alta sopra la maglia alta. Maglia alta sopra la maglia alta successiva. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo andare a ripetere per tutta l'altezza del nostro rettangolo, che vi ricordo deve essere uguale all'altezza dei vostri scalfi. Io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere i giri e poi vi farò vedere, terminati entrambi i rettangoli, come andare a realizzare il resto della nostra maglia. Ho terminato entrambi i due rettangoli. Come vi dicevo, per il rettangolo dietro io ho montato 20, per avere le 20 motivi, per la parte avanti 21, quindi un motivo in più rispetto alla parte dietro. Questo mi permetterà di avere lo scollo che cede un po' e quindi non sarà troppo tirato. E mi raccomando, chi ha un grosso seno, come vi ho detto all'inizio, per la parte avanti fate almeno due motivi in più rispetto alla parte dietro. Per quanto riguarda invece i giri, io l'ho ripetuti per 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte e poi sono andata a ripetere solo il primo giro. Questo mi ha permesso di avere un'altezza di circa 14 centimetri e per una taglia S, XSS diciamo, va bene. Direi per una taglia S tendente alla M di aumentare di almeno un motivo, quindi andate a ripetere due giri almeno una volta. Per una taglia M ripetetelo per altre 3 volte, per una taglia L per altre 6 volte. Ricordatevi sempre che l'altezza deve corrispondere ai vostri scalfi, quindi se volete che non vi stringa troppo sotto le spalle, quindi altezza ascelle, dovete fare più motivi, quindi più giri rispetto a me. Una volta fatto ciò andiamo a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti ho lasciato liberi 5 motivi, ossia i 5 gruppi di 2 maglie alte, e sono andata a mettere il marcapunto qua sotto. Stessa cosa da quest'altro lato, ho messo 5 motivi liberi e nell'archetto sono andata a mettere il mio marcapunti. Invece per la parte sopra ho lasciato libero 6 motivi e sono andata a mettere i marcapunti per avere lo scollo un po' più largo. Tenete un po' più stretto rispetto a sotto. Per le taglie più grandi tenete presente che per mettere i marcapunti la distanza fra i due marcapunti sotto deve essere metà della vostra circonferenza seno, quindi mi raccomando, misuratevi l'arco con circonferenza seno e andate a mettere i marcapunti, tenendo presente che i motivi esterni che vi servono per le braccia, quindi di qua e da questa parte, devono essere uguali, quindi qua ne ho 5 e qua ne ho 5. Questo significa che io poi qui di avanti ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e invece dietro ne ho 10 liberi. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare il corpo della maglia. E in questo caso io lavorerò sempre con lo stesso numero uncinetto, però andiamo a cambiare il punto. Andiamo a fare un punto un po' più coprente, e andiamo a fare in questa maniera. Mi aggancio qui prima del marcapunto. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto: quando andate a mettere i vostri rettangoli, perdonatemi, le catenelle iniziali devono essere sopra, non sotto. La lavorazione deve andare a scendere, quindi sopra dovete avere le vostre catenelle. E quindi possiamo andare a lavorare. Io parto prima del marcapunti nell'archetto in modo tale da farvi vedere già il passaggio da una parte all'altra. E vado a lavorare in questa maniera. Entro quindi nel marcapunto, nell'archetto prima del marcapunto, e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, entro sia nell'archetto avanti che nell'archetto dietro e vado a fare un'altra maglia alta. Posso togliere il marcapunto che non si vuole togliere, scusatemi, eccomi, e rientro nell'archetto sul davanti e vado a fare altre due maglie alte, una e due, e poi lavoro in questa maniera, una maglia alta sopra ogni maglia alta. 5 maglie alte nell'archetto di 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, e ricomincio da capo.
due maglie alte, una sopra ogni maglia alta, 5 maglie alte nell'archetto di 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al marcapunti successivo e di nuovo vi faccio vedere come passare da una parte all'altra. Sono arrivata al secondo marcapunti, quindi entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2. Prendo il filo, entro nell'archetto avanti, entro nell'archetto dietro e vado a fare una maglia alta. E posso togliere il marcapunti. E adesso torno a lavorare normalmente, quindi vado a fare di nuovo 2 maglie alte nell'archetto, una, due, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due, e poi di nuovo 5 maglie alte nell'archetto. E continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il successivo. Sto terminando il giro, vado a fare, ho fatto le ultime 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, e vado a fare una maglia bassissima all'interno della prima maglia, della terza catenella. Adesso andiamo a fare il giro che verrà sempre ripetuto, ossia maglia alta, il rilievo sul dietro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo nella maglia alta successiva, entriamo i due fili dietro e andiamo a fare una maglia alta. Prendiamo il filo, mi avvicino perché così potete vedere bene, non prendo solo il primo filo, ma prendo anche quest'altro qua dietro e vado a fare la maglia alta. Quindi prendo il filo, non prendo solo il primo, ma prendo anche il secondo e vado a fare una maglia alta. E vado a fare questo per tutto il giro. Perché non prendo solo il primo foro, ma tutti e due i fili dietro? Per essere sicura che la lavorazione poi non vada a girarsi, come succede spesso quando prendiamo solamente solo il primo filo o quando facciamo le maglie alte normali, prendiamo solo le due in alto senza andare a prendere anche il terzo. Io prendo il primo e il secondo che è un po' più in basso. Questo permette appunto di avere una lavorazione che va dritta e non va a fare quella lavorazione che si sposta lateralmente. Quindi questo è il giro che va sempre ripetuto, e alla fine io vi dirò quanti giri naturalmente sono andata a fare e poi alla fine riandremo a fare il motivo che abbiamo fatto all'inizio come bordo per la parte inferiore di questa maglia e vi farò rivedere come andare a fare il primo giro. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera. Mi raccomando, potete fare sempre degli aumenti e delle diminuzioni. Vi consiglio di farlo sempre lateralmente, quindi o da questa parte e da quest'altra parte, andando a fare 2 maglie nella stessa maglia di base. Quindi fate degli aumenti se avete bisogno di allargare la lavorazione. Altra cosa che ci tengo a dire però, quando avete fatto questi aumenti, tenete presente di andare a ricontare le vostre maglie alte e in questo caso il multiplo, come potete vedere, non è più di 6, ma dovete avere un multiplo di 7, in modo tale che dopo, quando andrete a rifare la parte superiore, andiamo a rifinire la maglia rifacendo qualche giro della parte superiore, noi dovremo fare 2 maglie alte e saltarne 5. Quindi mi raccomando, andate a fare un multiplo di 7, oppure se vedete che così si allarga troppo, restate di avere un multiplo comunque di 6, quindi o un multiplo di 6, così poi saltate solo 4 maglie alte, o un multiplo di 7, così poi saltate 5 maglie alte. Adesso dovete vedere a quanto siete andate ad allargare la vostra maglia e avere uno di questi due multipli, in modo tale appunto da poter poi rifare come bordino la stessa cosa che abbiamo fatto sopra. Allora, io ho ripetuto il giro per 32 volte, mi raccomando, il giro in costa, guardate qui che meraviglia, e alla fine sotto, come vi ho detto, sono andata a rifare lo stesso tipo di punto che avevo fatto per la parte superiore. Io mi sono ritrovata con un multiplo di 6, ho fatto delle diminuzioni laterali perché mi sono accorta che era venuto troppo largo, quindi vedete qui lateralmente ho fatto delle diminuzioni andando a fare semplicemente lateralmente 2 maglie alte chiuse insieme e alla fine sotto, come vi ho detto,
detto, ho fatto in modo di trovarmi un multiplo di 6 maglie alte, in modo da poter fare poi 2 maglie alte, le 4 catenelle e saltare 4 maglie alte. In questa maniera, come potete vedere, mi è venuta la stessa lavorazione che abbiamo fatto per la parte superiore, e ho ripetuto i due giri 3 volte, più ho ripetuto il primo giro, in modo da finire con le maglie alte e la catenella. Sopra sono andata a cucire sia sotto, quindi dall'esterno verso l'interno per le maniche, e sopra ho fatto la stessa cosa. Ho cucito sui primi 6 motivi, anche se ho lasciato libera l'ultima maglia del gruppo di 2 del sesto motivo, sia da questa parte che da quest'altra parte, in modo tale da avere uno scollo più largo. Per le taglie superiori, mi raccomando, per le taglie più grandi, mi raccomando, per la parte superiore andate a lavorare in modo tale da avere comunque una cucitura superiore che sia di poco maggiore rispetto a quella inferiore, se volete lo scollo largo. Se volete un po' invece lo scollo un po' più stretto, potete andare a cucire un po' di più. Detto ciò, quindi anche questa maglia è terminata.